Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Giamma Plays sulla serie Cities Skylines. Allora, ci eravamo lasciati subito dopo la costruzione di un mini quartiere commercio residenziale al di qua dell'autostrada e un mini quartiere, proprio una bozza primitiva di quartiere industriale da quest'altra parte dell'autostrada. Vediamo un po'. Allora, il nostro tweet comunale ho capito che è utilissimo per gestire alcune situazioni. Quindi qui ci sta dicendo che c'è molta gente tra i nostri 365 abitanti ancora disoccupata e questo però vediamo anche che ci sono molte aziende che non hanno lavoratori, o meglio, sufficienti lavoratori. Questa per esempio ne ha 4 su 6 e perché questa non ne ha così tanti, 5 su 12. E vediamo anche che la richiesta residenziale è ancora alta, quindi possiamo provvedere a fare subito un altro quartiere residenziale qui e un altro quartiere residenziale qui. Anche se, vabbè, per ora questi spazi li lasciamo vuoti, poi magari vedremo, non voglio chiudere il tutto. E li lasceremo per qualche parco e rendere più felici i nostri cittadini durante il tempo libero. Allora, possiamo, ecco qua sta costruendo una splendida fabbricona. Vabbè. Ma potremmo anche già pensare di ampliare leggermente la nostra industrial zone. Possiamo fare che qua tiriamo questa, no, troppo, tiriamo questa e la tiriamo anche di qua, così. Questo, ma no, perché non lo fai fare? Dai, non fare lo stronzo. Perché non mi fai fare l'aggancio, maledizione? Vabbè, bulldozziamo questa. Questa, tiriamo la strada così, tiriamo la strada così e siamo a posto lì. Molto bene. Allora, stavamo ampliando questo e questo per ora lo lasciamo così. Va bene, molto bene, molto bene, bene, molto. Cosa è successo? Little Hamlet. Ok, new features. Ah, ok, abbiamo sbloccato la prima milestone. E con la prima milestone possiamo gestire le tasse, i prestiti e abbiamo nuovi servizi quali educazione, salute e raccolta della spazzatura. Ovviamente ci danno anche i relativi edifici, clinica medica, scuola elementare e discarica. Vabbè, prima milestone nella nostra nuova città, molto bene. Per ora però non tocchiamo niente di quello che abbiamo sbloccato, vediamo un po' come sta andando. Per ora abbiamo ancora pochi introiti, 496 pippi in entrata. Qua c'è il solito problema di agua e c'ha pure ragione. Allora noi facciamo così. Opa. A proposito, qua c'è problema, di elettricità. Arriva l'elettricità. Ah, però vedete, abbiamo una produzione elettrica tramite la nostra mega pala eolica di 8 megawatt e un consumo di 8 megawatt, quindi siamo a pari. Di conseguenza, mi sa che ci toccherà costruire un nuovo ventolone. E lo costruiamo qui, così 8, anzi no, qui, così 8 e 8 fa 16, vediamo, eccolo là, e riusciamo a rientrare alla grande nel nostro green energy, riusciamo a rientrare nel nostro fabbisogno di elettricità, perfetto. E qua io sapevo che sarebbe venuto fuori il problema della spazzatura. Garbage has spilled up.
Vabbè, ci sono pile e pile e pile di sacchi di spazzatura. Va bene, niente, non ci rimane che aprire la discarica. Vabbè, intanto vediamo perché, sapevo io, la discarica produce un inquinamento di 100. E quindi nessuno vorrà stare vicino alla nostra discarica. Vabbè, allora proviamo a costruirla qua, anche se prima o poi il nostro buon quartiere industriale ci arriverà presto appiccicato alla discarica. Allora, noi la costruiamo qua. Ok. Perché non me la fai costruire? Out of city limits. Perché? Perché ci esce secondo me di un angolino e mezzo. Proviamo di qua. Eccolo lì, è neanche qua, però vabbè, se noi tiriamo un altro po' la nostra strada, ecco qua, così. Vabbè, la costruiremo come ultima risorsa. Dai, fammi costruire la strada sul demo. Così. Eccola qua, va che bella che è. Proprio un tripudio, un'opera architettonica che non potete capire. Ah, perché l'ESC mi chiude il Twitter e non mi chiude il pannellino delle costruzioni? Ed ecco che i nostri camioncini di sporcizia vanno a recuperare i sacchettini di spazzatura. Vabbè, qui per ora c'è ancora il problema perché ovviamente il camioncino non è ancora arrivato. Vabbè, ci sta. Ci sta. Comunque, ragazzi, secondo me questo tunnel sotterraneo, il sottopassaggio dell'autostrada, è stata una grandissima invenzione perché veramente mi dà soddisfazioni estreme. Guardate come è utilizzato e mi sa che a breve dovremmo anche ampliarlo. Vabbè, in effetti non ho sbloccato cose per la strada. No, non ancora. Ah sì, la strada meglio, perché non me l'ha detto? Vabbè, per ora comunque lo lasciamo così, tanto l'utilizzo è ancora basso. Qua arrivano i camioncini. Eccone uno, vediamo cosa ci dice. Carico 1%. Bene, allora dovrebbe risolvere il problema. Molto bene. Ricordatevi che chi di spazzatura ferisce, di spazzatura perisce. Va bene, allora, visto che ci hanno anche sbloccato la clinica medica e la scuola elementare, proviamo a vedere come siamo messi ad educazione e a salute. Salute! Allora, c'è già qualcuno che benissimo si sta iniziando ad ammalare. Allora, ci sono 8 cittadini ammalati e insomma la salute media non è che sia proprio al massimo. Vabbè, e l'educazione? Dove sarà mai questo? Benissimo, ci sono 144 bimbi, adesso 142, ci sa, ah, perché forse due sono upgradati a giovani adulti, che devono essere educati, e 100 per la scuola elementare, 132 per la scuola media o liceo classico. Cioè, scusate, un liceo classico o scuola superiore, perché per gli americani la high school è subito dopo l'elementary, mentre per noi ci sono tre step. E quanta gente è pronta per l'università? Proprio nessuno, giustamente. Vabbè, quindi mi sa che conviene. Bah, abbiamo soldini, abbiamo entrate in attivo, abbiamo soldini, quindi possiamo anche pensare di introdurre. Di costruire una scuola elementare e un centro medico. Vabbè, volevo un attimo vedere. Ah, perché c'è anche la tab per le morti. Per fortuna non è morto nessuno. Ah, c'è pure il cimitero e il crematorio. Vabbè. Va bene, allora iniziamo con la scuola che mi pare più urgente. Allora la costruiamo. No, scusate, ho sbagliato perché la scuola si costruisce da qui.
Dunque, io la costruirei lungo una via principale, quindi la costruiamo qui. Perfetto. E così anche il centro medico lo costruiamo lungo una via principale, cioè qui. Perfetto. Questo cavolo di esco. E parte subito un furgoncino, cos'è? Ah, è proprio un'ambulanza. Sì, molto bene, c'è il personale medico. Benissimo, quindi abbiamo capito che cosa sta uscendo. Ah, la barella col paziente sopra, molto bene. Sta passando un'altra ambulanza, benissimo direi. Quante ambulanze abbiamo a disposizione qua? Si può fare l'upgrade, cos'è? Relocate building. Open the budget panel, no, non mi interessa, volevo vedere quante. Due pazienti. Ah, e ha 8 ambulanze disponibili, 3 in uso, benissimo, quindi abbiamo capito che era assolutamente necessario costruire il centro medico. Infatti, vediamo che ci sono 10 pazienti ammalati, scusate, 10 cittadini ammalati, però la salute media sta salendo, quindi il nostro centro medico sta lavorando a dovere. Molto bene, sono contento. E nonostante la costruzione di centro medico e scuola elementare, le nostre entrate sono ancora in attivo. Vediamo come siamo messi a scuola. Abbiamo una capacità di 300, 137 verranno presto trainati a scuola contro la loro volontà, e già l'1% dei nostri ragazzi, anzi dei bimbi, è stata educata. Molto bene, vediamo cosa ci dice il pannello della scuola. Allora, ci sono 129, vabbè, ok, non ha bus che vanno a prendere i nostri bimbi, vabbè, possiamo tornare alla nostra città. Allora, la crescita, o meglio, la richiesta di zone commerciali e zone residenziali è tornata altissima. Quindi io direi, bulldozziamo questo traliccio qui. Ok. E costruiamo subito un quartiere commerciale qui e un mini quartiere commerciale. Come si diceva questo? Sì. Qui, ops, no, preferisco questo. Perfetto. Così torniamo a dare elettricità a tutta la nostra città, che ovviamente adesso è senza perché abbiamo tolto il traliccio. Ed ecco che torna l'elettricità. Perfetto. Ok, perfetto. Tuttavia, servono altre case. Dunque qui abbiamo fatto questo. Come possiamo fare per risolvere questo? Allora, vediamo. Così mi sa che viene una schifezza. Sì, infatti, una bella schifezza. Vabbè, possiamo intanto avviarci così. Meno male che ho detto nessun quartiere Ah, abbiamo finito i soldi, molto bene, molto molto bene. Perché abbiamo già finito i soldi? Vabbè, e allora io costruisco per ora un mini quartiere residenziale qua. No, aspetta, che ho sbagliato, ho utilizzato un altro strumento. Perfetto. Ah, sto cavolo di ESC, ragazzi, dopo controllo se c'è un tasto per modificare la scelta. Va bene, allora stanno venendo su nuove case. Come siamo messi nel quartiere industriale? Tutti in mancanza estrema di lavoratori. Vabbè. Va bene. I lavoratori mancano, pesantemente, c'è una pesante carenza di
lavoratori, perché questa ne ha solo 3 su 16 e quindi non riesce a portare avanti il lavoro. Allora, vediamo se mi fa costruire con questi pochi soldi che mi rimangono. No. Proviamo così. Proviamo. Così. Quanti ce ne vogliono? 560 e noi ne abbiamo 140. Vabbè, però non voglio chiedere prestiti perché secondo me dovremmo cavarcela velocemente. Però perché abbiamo così poche entrate? Adesso la richiesta di residenziale è altissima. Vabbè, vediamo un attimo cosa riusciamo a tirare su. Nel frattempo volevo mostrarvi che i nostri bimbi stanno andando a scuola, 114 studenti a scuola, ma nel frattempo in sottofondo le nostre pale eoliche stanno facendo il loro lavoro, approvvigionando con energia pulitissima tutta la nostra città. Molto bene, sono contento, stiamo costruendo un futuro verde e pulito per i nostri cittadini, soprattutto per i più piccoli. Dunque, abbiamo tirato su qualche soldino, subito di corsa costruiamo un quartiere residenziale qui. Vediamo se posso fare anche questo tipo di lì. Sì, ovviamente no. Vabbè, allora nel frattempo costruiamo questo. Questo, ma sì, ma per ora possiamo anche allocarlo. Perfetto, perfetto e ancora perfetto. Vabbè. 340, perfetto, estendiamo anche questa strada qua, siamo sempre più a corto di soldi, però le cose non stanno secondo me andando assolutamente male. Questo lo mettiamo qua, perfetto, molto perfetto, e adesso finalmente la crescita, la richiesta di case sta diminuendo. Come siamo messi a salute? Perfetto, dai. La media, la salute media è il 73%, cittadini, ecco appunto appena sceso, ho appena parlato, cittadini ammalati 6, però stiamo gestendo molto bene la situazione. Qua già il 10% dei nostri bimbi è stato educato, bene, molto bene, molto bene così. Sono contento. Sono contento. Sempre le nostre pale sullo sfondo. Allora, vediamo qua. Anche questo, che è un negozio, sta avendo problemi di lavoratori. Vabbè. Ragazzi, io più che costruire case e attirare gente dalle regioni confinanti non posso fare. Madonna, è ancora altissima. Cos'è successo? Chi è morto? Cos'è? Cosa vorrà mai dire questo simbolone qua? L'hanno abbandonato perché... Forse perché non avevano abbastanza entrate. Ma questo produceva anche pesce e quindi mi serviva a capo. Vabbè, bulldozziamo ragazzi, non è che sia molto da fare. Ho bulldozzato la cosa sbagliata, maledizione. Vabbè, stanno già crescendo nuove aziende, però dobbiamo assolutamente fornirgli lavoratori. Lavoratori? Vabbè, ragazzi, qua urge costruire. No, sono troppi skei. Perfetto. Facciamo un'altra stradina così. Vabbè, per ora costruiamo solo questo, dai. E anche questo, così poi qua chiudiamo con la strada e siamo a posto. Ragazzi, qua serve gente a lavorare, c'è poco da fare. Poi quando avremo anche qualche soldino tireremo giù il traliccio qua,
modificheremo la strada qua, la porteremo, la espanderemo un pochino e quindi riusciamo a recuperare anche questo pezzo di terreno per l'edificazione di case. Va bene. Crescono piccole case. Il nostro sottopassaggio è utilizzatissimo. Le nostre nuove fabbriche hanno già... No, non hanno nessun lavoratore. Va bene, stiamo calmi, va bene. Allora, la facciamo così. Questa non la facciamo così perché non abbiamo soldi. Siamo quasi vicini ai 1000 abitanti. Di corsa subito una nuova strada, così. E un'altra così. E ti pareva che avessi già finito i soldi. Questa la costruiamo qua, anzi è modificabile. Dobbiamo ancora trovare il nome alla nostra città. Vabbè, dopo il prossimo futuro appuntamento vedremo. Calma. La popolazione perlomeno cresce e soprattutto è contenta. Global happiness. Altri soldini a disposizione, quindi un altro quartiere qua, e mi sa che fra un po' avremo però anche il problema dell'elettricità. Adesso andiamo a vedere come siamo messi. Ho una nuova milestone, Worthy Village, 900 abitanti. Possiamo, cos'è? Ah, possiamo costruire un nuovo pezzo di terra, 2 km per 2 km. Abbiamo nuove new features, nuove funzionalità. Abbiamo i distretti, le politiche comunali, secondo prestito, specializzazione dei distretti e politiche sulle regolamenti sui servizi. Abbiamo anche nuovi servizi, Vigili del Fuoco, anzi Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Dipartimento di Polizia e Unique Buildings, probabilmente sarà qualche edificio storico. Non so, dopo andremo a scoprirlo. Abbiamo anche nuove specializzazioni per l'industria, per quanto riguarda specializzazioni in falegnameria, in agricoltura. Abbiamo nuove politiche, utilizzo e risparmio dell'energia, utilizzo e risparmio dell'acqua, scusate, e distribuzione dello smoke detector, cioè del rilevatore fumo. Ovviamente ci danno anche due nuovi edifici, caserma dei Vigili del Fuoco e caserma e stazione di polizia. Molto bene. Unique Buildings, vediamo cosa possiamo fare. La Statua della Libertà, ecco, sapevo io che era qualcosa di storico. Vabbè, va bene. E questo è achievements. Ah no, vabbè, questi sono i soliti riconoscimenti. Molto bene, questa è una puntatona, due milestone raggiunte in un solo episodio. Direi che è un'ottima cosa. Va bene signori, direi che l'appuntamento può fermarsi qui. Abbiamo allora espanso il quartiere commercio residenziale, aiutato un pochino l'industriale, raggiunto due milestone. Cos'altro abbiamo fatto? Costruito una scuola, costruito un centro medico, una scuola, come dicevo prima. Abbiamo ovviamente, eccolo qua, di nuovo il problema dell'energia, perché la nostra città è anche dell'incendio, maledizione. Vabbè, lo cureremo la prossima volta, nel prossimo episodio. Come sempre iscrivetevi al canale, commentate, suggerite, fate un po' tutto quello che volete, mai offese mi raccomando. Dal Giamma è tutto e arrivederci al prossimo appuntamento.